Ok, ci siamo. Perfetto, perfetto. Allora, rinnovo il saluto cordiale di una serena, notte a questo punto. Ois ha il piacere di ospitare un suo campionissimo e di condividere questa partecipazione anche con gli amici di Facebook. Mi riferisco al dottor Attilio Cavezzi. Lui fa pratica dell'umiltà come virtù di vita, ma stiamo di fronte ad un personaggio, siamo questa sera di fronte ad un personaggio straordinario, di valore assolutamente internazionale. Non lo dico io, lo dice la sua storia professionale, ma anche umana. Chirurgo vascolare, ha questa passione proprio per la medicina che possa renderci il più longevi possibile. La medicina del dottor Cavezzi è una garanzia davvero di longevità. Ed è un vero piacere averlo con noi, dottor Attilio Cavezzi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Prego, prego, troppo buona come presentazione, è un po' eccessiva, però va bene, dai, Vera, accettiamo. altrimenti parlo della Vabbè. considerazione che hai in Francia, che hai in Inghilterra, soprattutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, e la faccia arrossire, ma è tutto oggettivamente vero e riscontrabile. Le lascio subito la parola, dottor Cavezzi, perché questa sera con lei parleremo di obesità, che, soprattutto in tempo di Covid. Di cosa parleremo stasera? Grazie a lei e alle sue illustrazioni. Allora, grazie tantissimo per questa ospitalità, sia perché OIS per me può rappresentare effettivamente, così come dicono tutte le cose che vengono illustrate nei siti e anche nella riunione che si è tenuta a Verona, un'occasione per parlare di sanità in maniera un po' diversa, e sia perché affrontiamo un argomento che è in qualche modo connesso al Covid, a tutto quello che stiamo vivendo. Allo stesso tempo sappiamo che è una vera e propria pandemia, come vedremo tra un attimo appena inizierò a presentare le mie diapositive. Io, come tutti i medici, tendo a far vedere delle diapositive per essere un po' più organico, per cui cercherò attraverso tre piccoli tronconi di discutere un po' questo problema della diabesità, quindi una parola che vuole unire il diabete con l'obesità, due patologie che vanno spesso insieme, ma che soprattutto sono in espansione esponenziale e costituiscono un grosso problema in ambito Covid, come vedremo, ma ovviamente molto più generalmente in ambito proprio della nostra salute, insomma, ecco. Allora, io direi di partire subito, dottor Va Cavetti. bene. Allora, io inizio a condividere lo schermo. Ovviamente prendo il tempo per ringraziare Francesca Gavazzi e Gabriella Filice, l'assistenza tecnica e quella redazionale, ma tutte le referenti regionali OIS, perché davvero c'è questo lavoro simposico di concertazione ogni volta che si fa un evento e si promuove. C'è un Eccomi qua. grandissimo lavoro di squadra. Eccole qui, la Sì. prima diapositiva proprio in assoluto. Perfetto. Allora, eccomi qua. Io oggi vi parlo, in questo tempo che ci siamo dati, cercando di non annoiare, di un qualcosa che, come dicevo, si sta veramente diffondendo a macchia d'olio, e i dati che cercherò di portare ce lo dimostreranno. Perché questa mia passione, che come giustamente Gramicciola ha chiamato la mia passione per la longevità, deriva dal fatto che le malattie croniche degenerative, le vediamo tra un attimo, stanno esplodendo nella nostra medicina, e questo vuol dire che qualcosa non va. Dunque, questa è una disclosure, vale a dire, questo è un tipo di presentazione che non ha nessun tipo di interessi commerciali. Ho cercato di parlare esclusivamente sulla base di dati di letteratura scientifica, perché mi interessava ovviamente portare più che quello che io penso, cosa che non viene molto amata a livello internazionale, ma quello che invece la scienza ci ha dimostrato. Ovviamente la scienza non può essere perfetta, tutt'altro, lo stiamo vedendo anche ultimamente, però insomma proviamo a portare dei dati di letteratura. Ringrazio anche il dottor Cavallini, che mi ha introdotto anche al mondo dell'OIS e con cui collaboro routinariamente. Allora, questi due articoli che voglio presentare sono semplicemente due provocazioni, due sassi nello stagno che ho voluto lanciare o a livello internazionale in questo giornale, insomma, di un certo livello, che è il Journal of Clinical Medicine, oppure anche in quest'altro giornale di alto livello culturale italiano, con cui ho provato proprio a dire che penso sia giunto il tempo di cambiare nell'ambito della medicina. Ovviamente non lo dico io, lo dicono tantissime altre persone di buona volontà, proprio perché troppo spesso oggi la scienza biomedica e la scienza medica viene vissuta come farmaco e tecnologia, e questo, a mio modo di vedere, non è assolutamente l'approccio più corretto. Comunque, allora,
un po' di umiltà sin dall'inizio. Se c'è qualcosa che ci accomuna con l'Isa della Francescanità, ecco, allora un atto di umiltà. Questo è un bellissimo libro per chi vorrà leggerlo sui mitocondri, che sarebbero poi, se vogliamo, le nostre fabbriche di energia, eccetera, eccetera. E questo autore, bravissimo, dice proprio, per esempio, al centro, vedete questa frase, la scienza è una base costantemente in cambiamento della conoscenza. Quindi oggi diciamo una cosa, probabilmente tra qualche anno ne diremo un'altra. Allora, guai ad assolutizzare quello che noi pensiamo, per esempio in ambito di diabete, per esempio in ambito di obesità e così via. Allora, l'invecchiamento. Ecco, l'invecchiamento è strettamente legato alle patologie croniche degenerative. Però la brutta notizia è che il 25% di questo nostro invecchiare e di queste patologie croniche degenerative, quindi l'aterosclerosi, l'autoimmunità, l'Alzheimer, tutto ciò che è, per esempio, il mondo anche del cancro, il diabete, l'obesità stessa, eccetera, dipendono dai nostri genitori. Bene, però il 75%, come vedete, dipende da noi e questo è stato stradimostrato. Si parla quindi di epigenetica. A maggior ragione nel caso di diabete e obesità, vedremo che sarà la nostra nutrizione, il nostro stile di vita, la nostra gestione dello stress a decidere proprio materialmente quello che vogliamo. Quindi io dico spesso ai miei pazienti, è lei che decide se si vuole ammalare o no di determinate patologie. A maggior ragione, come vedete, nel caso di diabete e obesità, come vedremo tra poco. Allora, a questo punto qui adesso iniziamo un pochino a capire di cosa stiamo parlando. Il diabete, beh, lo conosciamo tutti, è una malattia che prende un po' tutto il corpo e ci fa aumentare comunque a livello proprio diagnosi classica, la glicemia, la presenza di zucchero nel sangue e compare anche lo zucchero nell'urina. Il diabete può essere di tipo 1 o di tipo 2, non voglio annoiare. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dire che la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno il diabete sono pazienti che se lo sono, tra virgolette, causato. In che senso? Hanno mangiato male, hanno vissuto male, eccetera, o hanno gestito male il loro stress. Perché? Il tipo 2 non è dovuto ad un'autoimmunità genetica, eccetera, ma è molto più semplicemente dovuto appunto ad un insieme di errori che vengono compiuti nell'arco della vita. Quindi il paziente diabetico di tipo 2 sta sbagliando qualcosa, ha sbagliato qualcosa e allora può sbagliare meno e può tornare a migliorare. Predispone alle infezioni, cominciamo subito a dirlo, il diabete, l'obesità. Ovviamente l'obesità è un eccesso di peso, per definizione quando l'indice di massa corporea supera 30 parliamo di obesità e tutte le patologie croniche degenerative sono influenzate strettamente dal mondo, diciamo così, dell'obesità e del diabete. E ovviamente il diabete favorisce l'obesità e l'obesità favorisce il diabete. Quindi è proprio un cane che si morde la coda. Ecco, questi dati ci devono far riflettere perché OIS potrebbe occuparsi di diabesità. Fondamentalmente perché noi siamo davanti ad una patologia, per esempio quella del diabete, che colpisce il 7% della popolazione italiana, se includiamo anche la resistenza all'insulina. E cosa molto più interessante, in pratica, cosa accade? Accade che l'82% in 17 anni è stato l'aumento di questa patologia. 10 adulti su 100 sono obesi e qui casca veramente proprio, come si suol dire, il mento, il 23% dei minorenni è in sovrappeso o obesi. Questi sono dati tragici nel vero senso della parola, avere dei ragazzini che partono già o con una resistenza all'insulina o con un diabete o comunque con un sovrappeso obesi. Quanto vivono in meno i diabetici? Vedete, il tipo 1, che è molto più raro, l'abbiamo detto, parliamo di circa 300.000 persone in Italia, vivono 11-12 anni in meno, però il tipo 2, che sono quelli che se lo sono causato fondamentalmente il loro diabete, per tutto un insieme di motivi che vedremo, vivono 7-8 anni in meno. E quindi è un qualcosa da tenere presente. L'aumento del peso è un altro fattore di alto rischio in tutti gli ambiti. Poi veniamo ad un aspetto. Noi sappiamo che ogni diabetico ci costa circa 3.500 euro all'anno al Sistema Sanitario Nazionale. Quindi cosa vuol dire? Che più o meno oggi stiamo spendendo 16 miliardi di euro all'anno per delle persone che comunque stanno mangiando male, stanno vivendo male, stanno dormendo male, si muovono poco e così via. Se
facemmo una proposta, così poi non è potuto andare in porto, ne parlai con Gramiccioli di fare una conferenza al Senato, era già tutto programmato, è arrivato il Covid, è saltato tutto purtroppo. In quella proposta volevamo appunto, avevamo ottenuto questa possibilità, proporre tutta una serie di opzioni terapeutiche a basso costo di cui parleremo tra poco. Ecco, io interromperei qui questo primissimo troncone per poter condividere Io, magari una breve chiacchierata. certo, a me due dati hanno colpito e credo di farmi interprete di un pensiero un po' comune tra coloro che la stanno seguendo. Conosciamo solo il 4% del mondo esterno. È un dato questo che si può indicare anche nella medicina e scienza, cioè la medicina e la scienza conoscono soltanto il 4%. Quel dato deriva da un grande scienziato americano, il cui nome adesso mi sfugge purtroppo, però viene riportato in questo libro, che fece un calcolo basato ovviamente sulla Terra, su tutte le scienze, tutte le scienze. È probabile che la medicina magari sia un po' più avanti rispetto ad altre scienze, è difficile dire quanto conosciamo. Quello che però per esperienza personale, ovviamente di tutti noi, se vogliamo, possiamo dire è che ciò che è vero oggi molte volte non è più vero domani. Per cui una volta faccio per dire... io curavo le vene varicose in un modo, oggi le curo completamente in un altro modo. Quindi bisogna fare un atto di umiltà. Allora, quei farmaci che sembravano meravigliosi per il diabete e per l'obesità, poi magari sono stati abbandonati, o perché nocivi, o perché troppo costosi, o perché poco efficaci. Allora è inutile santificare qualcosa che poi un domani ci dovremo rimangiare. Un piccolo atto di umiltà, secondo me, ci sta sempre bene nella medicina. Certo, oggi è uscito proprio un articolo del direttore del Tempo, Franco Beghis, su uno studio che vado a memoria, credo, spero di non sbagliare, pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità in data 5 ottobre scorso. In buona sostanza, dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, non proprio, se sembrava quasi lo stesso Franco scrive. Non è la teoria bislacca di qualche complottista, ma è un dato ufficiale fornito dall'Istituto Superiore di Sanità. Non sarebbero 130 e rotti mila i morti ufficiali da Covid, ma la porzione si limiterebbe a 3.000 e c'è neanche 100 casi. Tra questi, però, quasi tutti gli individui avevano da una a cinque malattie pregresse, dottor Cavezzi. Un grande tasso di letalità era rappresentato ed è rappresentato proprio dal diabete, chiedo scusa, obesi, da obesi, cioè l'obesità, affetti soggetti affetti da obesità. Quanto si è compreso il senso patologico, il valore patologico dell'obesità? Perché sembrerebbe ancora liquidare la questione con un pericoloso pressappochismo e superficialismo. Sì, è in salute, guarda come mangia il bambino, mangia un altro po' che scopri. L'obesità è una malattia, una patologia che può avere anche conseguenze estremamente gravi. E questo studio dell'Istituto Superiore di Sanità correlato ai decessi causa Covid ce ne offre un'ampia dimostrazione. L'obesità è una malattia molto grave, dottor Cavezzi. L'obesità è grave perché si associa veramente a tutte le altre patologie. La patologia che ci fa più paura è da sempre il cancro, ed è da sempre l'obesità legata ad una maggiore incidenza di cancro. Tra un po' farò vedere qualche altra diapositiva in cui, appunto, come giustamente stava rimarcando, obesità e diabete si legano o ad una maggiore incidenza di mortalità e di ricovero in rianimazione in corso di Covid, o comunque una maggiore incidenza proprio di un Covid patologico rispetto a una popolazione normale. Quindi nulla di più bello per impaurirmi io, paziente obeso diabetico, in questo periodo e dire: bene, voglio cominciare a mangiare meglio, vivere meglio, perché so che ho dei rischi maggiori. Altrettanto bello sarebbe un sistema sanitario che si spinge a dire: cogliamo questa occasione per realizzare un pochino più di consapevolezza nella popolazione in ambito della prevenzione. Io ho fatto tutta una serie di video in passato sulla costruzione del guerriero anti-Covid, in cui consigliavo tante cose su come cercare di così, vivere meglio, mangiare meglio, eccetera, in attesa di un eventuale contagio e così via. Anche perché trattando un po' di pazienti Covid, a domicilio, eccetera, mi sono trovato appunto che questi casi sono un po' più complessi effettivamente.
Lo dico a chi sta seguendo la diretta, anche a Christian da Monza. Scrivete tranquillamente su Messenger, anche al sottoscritto. Qui siamo in canale diretto, a me e a Francesca per fare le domande. Bella domanda, quella di Christian da Monza per lei, dottor Cavezzi. Il diabete di tipo 2, dice, quello che riduce la vita di 7-8 anni al paziente che ne affetta, e lei ha detto, come ricorda Christian, è quello che ci provochiamo un po' da noi, è una nostra causa, concorre una nostra responsabilità, esclusivamente legata alla male alimentazione, ad una cattiva alimentazione? Tra poco lo vediamo, perché appunto Ok. adesso entriamo nella profondità, però sicuramente i tre fattori principali, ormai su questo la scienza è concorde: numero uno, ovviamente, la nutrizione alterata, numero due, la sedentarietà, però numero tre, e ci batterò un attimino il chiodo, la mala gestione dello stress, perché potremmo non crederci, ma lo stress ci fa ingrassare e lo stress ci fa salire la glicemia, però è un dato di fatto, è una banalità quella che sto dicendo. Quindi quel mondo che è la resilienza, poterla sviluppare ci darà una mano. Ma ripeto, ci vado tra poco con le Certo. diapositive. Allora facciamo così, dottor Cavezzi, e poi rispondo a Sabrina da Roma. La domanda credo che sia più contestualizzabile alla seconda esposizione grafica del dottor Cavezzi, al quale lascio subito la parola perché questo avvenga. Prego, dottor Cavezzi. Grazie mille. Allora, proseguo con la mia presentazione. Eravamo qua. Ecco Intanto qua. ricorda chi si è collegato soltanto in questo momento che siamo nella pagina della informazione medico-scientifica dell'OIS, l'Organizzazione Italiana per la Salute, grazie all'assistenza tecnica di Francesca Chiavacci, quella redazionale di Gabriella Filice, grazie ad Alessia Gricca che è curatrice del nostro sito, il nostro ospite graditissimo che stasera è davvero un'eccellenza, è il chirurgo vascolare, il dottor Attilio Cavezzi, al quale lascio subito la parola, leggo eccesso di carboidrati, sedentarietà, stress cronico. Prego, dottor Cavezzi. Allora, eccomi qua. Dunque, vedete, la parola diabesità è un po' più diffusa forse nel mondo anglosassone che in Italia, però racchiude bene il senso di questa unione di diabete e obesità che vanno insieme. Ed ecco qua che questo eccesso, in particolare di carboidrati, l'elenco sarebbe lungo, però un eccesso di pane, pasta, pizza, patate, riso, latte, latticini, un certo tipo di frutta, eccetera. Tutte queste cose, se in eccesso, ci possono creare dei problemi, la sedentarietà e la mala gestione dello stress cronico. Dove arriva tutto questo? Arriva a farci produrre troppa insulina. Ecco qua, il killer, forse numero uno nel nostro metabolismo. Un eccesso di insulina è da sempre un problema. E si arriverà quindi ad avere quello che possiamo definire diabete e o obesità, perché ovviamente non tutti i diabetici sono obesi, viceversa la stragrande maggioranza degli obesi tendono ad avere o un'insulina resistenza oppure un diabete. Allora, cosa porta questo eccesso di carboidrati? Porta tutta una serie di problemi. Per esempio, numero uno, l'abbiamo detto, l'aumento dell'insulina, il quale è legato a tutta una serie di patologie degenerative croniche, vedete la cardiopatia ischemica, l'obesità stessa, il cancro, ovviamente il diabete, la neurodegenerazione. Voi pensate che l'Alzheimer viene anche definito diabete di terzo tipo. Questo per farvi capire come il nostro cervello abbia bisogno più di grassi che di zucchero, che se ne dicesse in una vecchia pubblicità. Poi però ovviamente l'insulina ci altera l'immunità e batte ogni tanto sull'immunità, sulle infezioni, perché bene o male con il Covid abbiamo un po' a che fare e dintorni. Ci fa depositare grasso, ci fa appunto peggiorare il mondo dell'aterosclerosi e, se vogliamo genericamente, potremmo dire che ci fa invecchiare di più e prima l'insulina in eccesso. Ci altera il nostro microbiota, la flora meravigliosa o purtroppo negativa ai giorni nostri del nostro intestino, non solo dell'intestino, e ci caramellizza i tessuti. Per chi ama una bella pelle, per chi vuole rimanere giovane, l'insulina non va d'accordo con questo concetto. Dicevamo del Covid, ecco qui, come accennava Gramiccioli, ecco qua che siamo davanti ad una tabella che ci fa vedere che cosa, che tra i fattori che più ci creano un aumento di percentuale di rischio o di mortalità per Covid o di un Covid grave, vedete come il diabete e l'obesità, eccoli qua, hanno un loro significato importante. È vero che, per carità, l'aritmia cardiaca è ancora più pericolosa, però è anche vero che di aritmia cardiaca
abbiamo un'incidenza nella popolazione generale molto più bassa. Viceversa, guardate come diabete e obesità sono importanti, soprattutto in termini di morbilità grave, eventualmente anche in termini di mortalità. E questo è uno studio italiano ben fatto. Poi però di studi ce ne sono tantissimi, ovviamente non vi sto qui ad annoiare. Qui vedete degli altri studi dove viene proprio chiaramente legato il Covid-19 alla diabesità. E poi in questi studi, questo è uno studio dell'Lancet, quindi una cosa molto seria, viene fuori che cosa? Che gli obesi e fondamentalmente anche i diabetici hanno un rischio doppio di ospedalizzazione, intubazione o morte rispetto ai controlli. Ecco perché il Covid, torno a ripetere, potrebbe essere un'occasione. Ed ecco perché andrebbero dette, secondo me, queste cose alla popolazione. Cioè, in un momento come questo, meglio, già dal famoso febbraio 2020, era proprio da spargere la voce, ragazzi, e invece tutti sappiamo che nel corso del Covid, soprattutto durante il lockdown, si sono vendute, diciamo, navi di farina dentro le nostre case, le tir che venivano scaricate dappertutto in Italia di farina, perché stando chiusi in casa si facevano dolci, paste, e quindi diabete e obesità andavano a peggiorare. Questa è una battutaccia, però mi è venuta un po' spontanea. Pertinente. Un'altra Assolutamente. cosa che così, insomma, in qualche modo voglio dire è che quando abbiamo parlato di Covid in questo studio con altri colleghi, abbiamo tirato fuori, vabbè, delle altre idee che accennerò velocissimamente, però ovviamente si è visto con chiarezza che il Covid è anche un dismetabolismo del ferro, si è visto che è un attacco ai globuli rossi. E quando dei globuli rossi, adesso vado un attimo avanti, quando dei globuli rossi non funzionano bene, quando un endotelio non funziona bene, la dottoressa Müller è stata magistrale nel raccontare alcune cose 2 sere fa. In sostanza, se la nostra emoglobina è glicata, cioè se abbiamo un diabete, noi non possiamo contare su una parte della nostra emoglobina e tutti noi sappiamo che il problema dell'ipossia è un qualcosa di chiaro a livello di pazienti affetti da Covid. Avere un'emoglobina che non funziona bene, se poi arriva anche il Covid a disturbarla, le cose non quadrano più tanto bene. Idem, diabete e obesità non si sposano con un'alterata coagulazione tipica, se vogliamo, del Covid. Quindi, insomma, portammo avanti alcuni discorsi con il nostro articolo. Allora, andando a concludere questo secondo troncone, come possiamo fare diagnosi di diabete e obesità? Qui ci potremmo scatenare, però quello che mi piacerebbe sottolineare è che al di là di quello che ci si può sentire, un po' di sete strana, questo urinare troppe volte, troppi liquidi, insomma, una sudorazione eccessiva, eccetera, è chiaro che l'aumento del peso è ben facile, ma c'è anche la circonferenza addominale, che è un segno eccezionale. Che sarebbe facilissimo da misurare, vuoi per i medici, vuoi per i pazienti, per capire che qualcosa non quadra, perché l'insulina fa accumulare grasso proprio in addome. Questo è un classico. Se poi andiamo agli esami strumentali, e qui cominciamo a entrare in un mondo un po' più medico, dobbiamo ricordarci dell'importanza nel chiedere gli esami del sangue, non la glicemia, perché la glicemia è molto fallace. Se io mangio male la sera prima, ce l'ho alta. Se io mangio bene la sera prima, il giorno dopo ce l'ho buona. Ma in realtà posso in tutti e 2 i casi avere o non avere almeno una resistenza all'insulina o addirittura un diabete. Quindi per farla breve ci vuole l'emoglobina glicata e soprattutto sarebbe bene fare anche l'insulinemia, perché lì sta il problema. Beccare un paziente che sta già in insulino resistenza vuol dire agire molto in anticipo sulla sua sul suo deterioramento verso il diabete vero e proprio. Anche le curve da carico potrebbero servire. Insomma, non voglio farla complicata, però come vedete gli esami del sangue ci possono dire tanto. Il famoso Ecocolor Doc, di cui vabbè, me ne occupo insomma ormai da circa 30 anni per poter studiare la circolazione arteriosa. Siamo molto affezionati a questa metodica che è l'Heart Rate Variability, cioè che ci studia tutta l'alterazione del sistema nervoso autonomo, la bioimpedanziometria, insomma, di strumenti per studiare diabete e obesità ne abbiamo quanti vogliamo. E sono anche strumenti a volte facilissimi da utilizzare, per cui il giorno in cui questa pandemia, perché di una pandemia si tratta, che colpisce milioni di italiani, probabilmente presi insieme, stiamo parlando di 8-10 milioni di persone tra obesità e diabete, o comunque sovrappeso, obesità e diabete, ecco, potremmo veramente dedicarci a loro e fare una cosa un pochino più seria in termini di prevenzione. Ecco, qui concludo il mio secondo troncone e poi alla fine andremo a parlare un pochino di Certo. terapia.
Simone parla di la poliuria, mi corregga, dottor Cavezzi, è un'eccessa espulsione urinale, giusto? È fare Sì, è provarci dalla mattina, non dico dalla mattina alla sera, uno se... un'iniezione, una cosa del genere, dovrebbe essere Sì, questo. diciamo che ci si trova ad avere troppa urina e poi si urina troppo spesso, ecco. Fabio per il dottor Cavezzi. Buonasera Davide, complimenti al dottor Cavezzi. È vero che il fruttosio, essendo uno zucchero ricavato dalla frutta, è molto meno dannoso per i diabetici? Dare una risposta secca è difficile, però mi viene da dire non è vero. In che senso? Perché se da un lato la frutta è già una cosa, il fruttosio è un'altra cosa. In che senso? La frutta, se contiene le fibre, quindi parliamo di una buona frutta, le mele, le pere, gli agrumi, sono buoni cibi per il diabetico, tra virgolette. Viceversa, altra frutta molto zuccherina lo è meno. È vero che c'è del fruttosio, però poi il fruttosio va dritto sparato nel fegato e partono i problemi di metabolismo anche lì. Quindi non me la sento di dire che il fruttosio vada bene nei diabetici. Diciamo, è una buona integrazione e come vedremo, ridurre in generale i carboidrati è comunque utile, perché poi alla fine, volere o volare, lì si deve arrivare. Da Vidigliano, un posto bellissimo. Ciao Salvatore, buonasera a te. Sì, complimenti veritati al dottor Cavezzi. Il nostro amico Salvatore le chiede, dottor Cavezzi, se è vera la formula mangiare di tutto, ma in un dosaggio controllato. È vera questa cosa? Intendo anche i fritti e gli insaccati, per esempio. Davvero complimenti. E ancora una volta a rispondere, e quando si parla di nutrizione vengono fuori studi continuamente tra di loro contraddittori e ritorniamo alla necessità di umiltà della medicina che purtroppo invece ci si coccola in incertezze. Comunque, mangiare di tutto secondo me non va bene, dobbiamo far salire un po' i grassi buoni, attenzione, grassi buoni, a dispetto dei carboidrati, in particolare quelli raffinati, quelli semplici, eccetera. Questo mi sento di dire. Poi, se uno ogni tanto fa qualche leggero stravizio, non stiamo qua a puntare l'indice ovviamente, però ecco, sui carboidrati bisogna ridurre. Se si ha il diabete, questo è un dato di fatto. Maria Dalogri, che saluto con grande affetto perché con tanto affetto ricordo. Buonasera Davide, complimenti al dottor Cavezzi. Si è sempre sostenuto che l'obesità è la malattia dei ricchi, ma i ricchi mangiano pochissimo, forse gli obesi sono quelli costretti perché poveri a mangiare peggio, ma non lo so, dottor Cavezzi. Allora, vere e proprie statistiche non ne ho qui da portare, però è vero che mangiare male fa quasi tanto danno quanto mangiare troppo. Infatti il segreto è mangiare meno e meglio, per farla semplice, non è solo mangiare meno. Per cui abbiamo dei territori, anche in Italia, l'obesità e il diabete sono molto più diffusi, ad esempio, in zone dove si mangia peggio, oltre che mangiare troppo. Quindi, ancora una volta, non si può dire che l'obesità non è dei ricchi, però insomma mi verrebbe da rispondere l'obesità è dei paesi anglosassoni su tutti, Stati Uniti, dove il tasso è mostruosamente più alto del nostro e lì sappiamo tutti come si mangia, quindi non è solo questione di quanto, ma anche di quello che si mangia. E purtroppo, in particolare negli Stati Uniti e in tanti altri paesi, vi faccio un esempio banale che mi viene così spontaneo, Okinawa è sempre stata considerata una zona blu. Che vuol dire zona blu? Si vive più a lungo in salute, la famosa zona blu di Okinawa, come abbiamo le nostre zone blu in Europa, eccetera. Okinawa è arrivata una famosa catena, diciamo così, americana, con le basi americane, Hanno finito tutto, finito tutto. dalle alghe agli hamburger Ecco, sono insomma, ci siamo andate. ritrovati con una zona non più blu, ma un pochino grigia, probabilmente. Virginia, l'ultima da Roma, perché poi Laura riprendiamo dopo la terza tappa del dottor Cavezzi. Complimenti al dottor Cavezzi. Sentono parlare, mi è venuto subito come pensiero associativo a quello che si leggeva durante questi mesi di Covid. Tante persone hanno perso il lavoro e sono costrette a mangiare pasta sia la mattina che la sera. Con quali rischi e danni sulla salute di queste persone eventualmente, dottor Cavezzi? Sì, la pasta è stata citata Le da me chiedo scusa, prima. dottor Cavezzi, a volte trascuriamo questi aspetti. Grazie, Virginia da Roma. Tra l'altro ci saluta da un quartiere dove io ho avuto modo di vivere, bellissimo, che fortunaccio. Sono successe tante cose in questi quasi 2 anni, alcune di queste assolutamente drammatiche e incapaci di essere percepiti come tali.
Quante persone, io e mia cognata con una tabaccheria al centro, mi raccontava di tante persone che purtroppo hanno dovuto adattare la dieta perdendo uno dei due genitori il lavoro, quasi esclusivamente ai carboidrati, alla pasta, al pane. Con quali conseguenze, quali danni sulla salute di queste persone, dottor Cavese? I carboidrati rappresentano, in particolare, diciamo, per diabete e obesità, ovviamente l'alimento peggiore, in particolare quelli raffinati, quelli semplici. Allora, la pasta, i dolci non sono altro che purtroppo carboidrati semplici. I famosi 100 grammi di pasta, che poi spesso si tendono a superare, contengono almeno 70 grammi, nella maggior parte dei casi, di carboidrati. Sono carboidrati purtroppo poco utili. Certo, ci si può affidare ad altri tipi di carboidrati che sono magari un pochino tipo la pasta integrale, eccetera, però sempre carboidrati sono, con un po' più di fibre, si assorbono meno, tutte cose che conosciamo bene. Però ecco, dovremmo recuperare forse, lo dico così scherzando, un po' di pasta all'uovo, un po' di pasta ripiena, forse per cercare di limitare l'introito dei carboidrati e far salire un pochino di grassi e proteine. Però è un dato di fatto. Se si va a guardare, io capita di lavorare in Caritas spesso, eccetera, purtroppo a volte le mense possono avere questa necessità. Nel nostro caso a San Benedetto del Tronto è una gran bella mensa quella della Caritas, si mangia anche del pesce perché abbiamo dei fantastici commercianti che ci regalano tanta bella roba, però per farla breve, molte volte il mangiare male è proprio affidarsi ai carboidrati. È con noi collegato e lo state seguendo il dottor Attilio Cavessi, chirurgo vascolare, un grandissimo medico, un eccellente divulgatore. Terza tappa, Sì, terzo step. eccomi qua. Ecco, è così. Allora, torno dentro. Ok, adesso andiamo a concludere con quella che è appunto la possibilità di prevenire e, diciamo, curare questa diabesità. Allora, l'abbiamo detto in tutte le salse, ci tocca ridurre le calorie, ma soprattutto le calorie da carboidrati, perché sono un po' il carburante dell'infiammazione, il carburante di tutte quelle patologie croniche degenerative. Allora, mangiare meno e mangiare meglio, riducendo i carboidrati. Poi c'è però una cosa su cui voglio insistere, tra un attimo vi farò vedere un po' di diapositive carine, il digiuno intermittente. Io dico sempre scherzando, non solo ce l'ha insegnato qualcuno che sta decisamente sopra di noi, che il digiuno fa bene, ma è un dato di fatto che digiunare ha tutta una serie di effetti interessanti, però la parola stessa intermittente ci fa capire che stiamo parlando di un digiuno mirato, vale a dire che dura per esempio le 14-16 ore, X giorni al mese o X giorni alla settimana, se volete ci torneremo sopra. L'attività fisica fondamentale, il mondo dello stress, eventualmente l'utilizzo di nutraceutici e ovviamente, last but not least, ci sono i farmaci che però, come vedete, devono rientrare in un piano che va alla base del diabete e dell'obesità, cioè che va alla fisiopatologia, altrimenti dire prenditi la pasticca e mangia quello che vuoi non potrà che portare non solo al peggioramento del paziente, perché poi comincerà a fare l'insulina, eccetera, ma soprattutto porterà un costo esagerato per tutti noi e il paziente sogna che con una pasticca mette a posto tutto. Questo è un geroglifico fantastico che è stato trovato su una tomba egiziana del 3800 avanti Cristo. E già gli egiziani avevano capito tutto, perché scrivevano che un quarto di ciò che mangi ti mantiene vivo, sugli altri tre quarti ci campa il produttore. Io quando l'ho letto sono rimasto estasiato a leggere questa frase. Dico, ma avevano capito tutto 5.000 anni fa e noi ancora non ce la facciamo. E Davide, hai il microfono spento. Non ti sentiamo perché mi sa No, che no, hai vada, aperto. vada, vada, vada avanti. Ah, vado, ok. Sì. Insomma, leggendo questo, avrebbe da dire, allora avevano capito tutto, noi continuiamo a non capire quanto sia importante mangiare bene. Questo signore è stato quello che mi ha definitivamente convinto con questo libro straordinario sulla potenza di questa medicina, chiamiamola integrata, quindi mangiare meno, meglio e digiunare, nonché l'attività fisica, eccetera,
proprio per migliorare e guarire una buona parte di diabete, ovviamente tipo 2. È un libro straordinario per chi vorrà leggerlo. E attenzione che lui parla tra l'altro di casi drammatici, perché i diabetici americani sono quelli ovviamente da 120 kg, 140 kg e molti di più in alcuni casi. Ecco qua che per esempio, se parliamo di digiuno, voglio anche segnalare subito che due tra i più grandi studiosi di digiuno, un giorno speriamo anche che arriveranno al Nobel, sono Walter Longo e Luigi Fontana. Perché li nomino? Perché due italiani di alto livello, insieme ad altri come Metzger, eccetera, stanno promuovendo il ruolo del digiuno in tutta una serie di patologie croniche, di cui ovviamente il diabete e l'obesità possono essere le capofila. Quindi digiunare per X ore al giorno, un minimo di 14 ore, meglio 16 ore, X giorni alla settimana, X giorni al mese, non può che fare definitivamente bene in ambito di diabete e di obesità. Stiamo parlando di una terapia esclusivamente da eseguire sotto controllo medico, però di grande potenza. Poi dicevamo il mangiare meno carboidrati, ce la possiamo girare come vogliamo, perché ancora oggi siamo sotto una pressione profondissima dei mass media che ci propongono carboidrati dalla mattina alla sera. Non entriamo nel dettaglio di aziende o non aziende, però di fatto questo inquinamento da zuccheri oggi è profondo. E se noi andiamo a ridurre i carboidrati, lo vedete, questa meta-analisi, quindi una cosa molto seria, una review sistematica e una meta-analisi fatta sul British Medical Journal, il 32% dei diabetici guarisce semplicemente con una dieta a basso o molto basso contenuto di carboidrati. E quando se ne parla, spesso anche i diabetologi giustamente suggeriscono di stare attenti con i diabetici a dare pochi zuccheri, perché fanno degli antidiabetici o orali o l'insulina. Bene, però si può lavorare su questo concetto. L'attività fisica. Allora, ho voluto presentare pochi dati semplici, perché tutti sappiamo che chi ama brucia e chi ama se stesso brucia, ma per bruciare bisogna muoversi. E ci sono tanti modi di muoversi, dalle passeggiate alla corsa, all'HIIT, quindi High Intensity Interval Training. E allora viene naturale immaginare che se io mi muovo, brucio gli zuccheri, i grassi, quantunque io stia mettendo dentro di me. Ma guardiamo le ultime due frasi. Una passeggiata di circa 30 minuti fatta 3, 4, 5 volte alla settimana ci diminuisce la mortalità globale del 14% e ci aumenta la durata della vita di 3 anni. Quindi chi vuole vivere 3 anni più a lungo deve passeggiare. E tutto questo risulterà in un miglioramento di diabete e obesità, dicevamo. Oh, poi però c'era, l'abbiamo detto prima in tutte le lingue, c'era la gestione dello stress. Andando piano piano a concludere questa ultima parte. Quindi lo stress, cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una parolaccia che si chiama psiconeuroendocrino immunologia, PNEI, di cui il professor Bottaccioli è probabilmente uno dei massimi esperti mondiali, abbiamo la fortuna di averlo in Italia, è proprio un paradigma fisiopatologico e clinico con cui dobbiamo guardare a qualunque malattia, a maggior ragione diabete e obesità, in quanto lo stress cronico mal gestito ci porterà a mangiare male, dormire male, ci muoveremo di meno e così via. Ed ecco che la glicemia aumenta, tutti i disturbi dell'umore favoriscono il diabete, un aumento del 20%. E guardate questa semplice frase finale, 6 giorni di sonno alterato, 6 soli giorni, ci fanno aumentare del 23% la glicemia e del 48% l'insulinemia. E sfido chiunque a non avere 6 giorni di sonno alterato durante un mese o durante un anno. Quindi dormire bene è fondamentale. Tutto questo perché lo stress, una cosa è avere quello che si definisce eustress, cioè noi dobbiamo reagire ad una qualunque fonte di perturbazione del nostro stato di tranquillità. Ed è giusto reagire, ma deve durare poco questa reazione, perché se si prolunga, lo vedete, la curva dello stress ce lo fa vedere, ce ne andiamo in distress e poi ci esauriamo anche, ed allora comincia a partire tutto un insieme di meccanismi che ci porteranno, come vediamo tra un attimo, ad avere, per esempio, un'alterata risposta dell'insulina, una maggiore concentrazione di glicemia e quindi obesità e così via. Quindi lo stress a cui veniamo sottoposti tutti i giorni, non lo possiamo certo eliminare, va semplicemente gestito meglio. Perché, adesso saltiamo rapidamente questa diapositiva, vedete quante cose accadono
con una risposta da stress, l'attivazione del cortisolo, ormone che può servire in un determinato momento, ma purtroppo quando continuamente secreto non può che fare del danno in termini di pressione, in termini appunto di diabete, obesità, eccetera. Poi c'è l'adrenalina, l'adrenalina, eccetera, eccetera. E guardate sulla sinistra quanti fattori possono portarci ad attivare questa risposta che se prolungata nel tempo non può che farci danno in ambito di obesità e diabete. Allora, cosa dobbiamo fare per migliorare diabete e obesità? Ma mi verrebbe da dire per migliorare la longevità. Dobbiamo essere resilienti, il che vuol dire davanti ad uno stress dobbiamo tollerarlo e superarlo, perché per esempio una resilienza minore porta ad uno sviluppo di diabete con un rischio molto maggiore rispetto alla popolazione che ha una resilienza, chiamiamola, normale. Quindi minore resilienza significa anche diabete. Allora, come possiamo migliorare questa resilienza? Come possiamo gestire meglio questo stress cronico? Guardate quante opzioni ci vengono da questo tipo di approccio scientifico. La respirazione su tutti, il diabetico respira male, l'obeso respira male, dormire meglio e tante altre cose che adesso non voglio assolutamente entrare nel dettaglio perché ormai sto concludendo la parte un po' forse anche noiosa di questa presentazione scientifica, però No, insomma dottor Cavezzi, perché le facevano domande Fabio, Luana e Valentina, chiedevano proprio dello yoga o della yoga prima che lei ne parlasse. Quindi. eccola qua, e infatti in fondo, ma non perché meriti meno, ma perché tra le tante metodiche che ci aiutano a gestire meglio lo stress, ovviamente c'è la preghiera, c'è lo yoga, c'è il tai chi, c'è il training autogeno e c'è il famoso nervo vago, perché poi abbiamo due sistemi, vabbè, del sistema nervoso autonomo, insomma il nervo vago è il nostro compagno di vita, che però lo utilizziamo poco e male. Poterci rilassare di più attraverso una serie di cose, compreso lo yoga, ovviamente ci potrebbe fare solo bene. E adesso stiamo solo limitandoci a diabete e obesità, ma mi verrebbe da dire che il nervo vago è da sempre il sogno di tutti per vivere più a lungo in salute e stimolarlo. Stiamo parlando di. Questo, vedete, qui sotto quando parlo di biostimolazione del nervo vago, cioè come noi abbiamo due sistemi fondamentalmente. Uno è l'ortosimpatico, quello che ci serve per reagire. Gli americani dicono fuggi, scappa o attacca. Quindi se devi attaccare o se devi fuggire davanti ad un leone, ci pensa l'ortosimpatico, ci pensa l'adrenalina, ci pensa il cortisolo. Ma quando è terminato lo stress e ti devi rilassare, quello è il momento del nervo vago. E il nervo vago è antinfiammatorio, ha tutta una serie benefiche sul nostro organismo. Il problema è che è ben poco attivato ai giorni nostri, perché viviamo immersi in uno stress cronico, in un inquinamento, tra virgolette, atmosferico, in un inquinamento nutrizionale cronico e così via. Poterlo stimolare ci darebbe sicuramente una mano. E guarda caso la respirazione, che è perfettamente integrata nello yoga, sarebbe proprio la cosa più semplice da attivare. Non posso farvi vedere né video né nulla, ma ci sarebbero dei video eccezionali in cui si vede anche come una buona respirazione diaframmatica lenta non può che portare a un miglioramento addirittura anche della glicemia, per assurdo. Ma adesso non voglio allungarmi. Questa diapositiva perché la faccio Diciamo oggi? che questo non ha fatto proprio correttamente, non ha seguito la respirazione suo. Sì. Dio Esatto. lo benedica, questi tempi. Buono. Mi Allora, scusi, dottor no, Cavezzi, però insomma. ma l'ho voluta far vedere per un motivo semplice, perché troppi pazienti mi dicono: ma guardi, io mangio meno, io mangio meglio, mi muovo anche, però non riesco a dimagrire. Per cui questo ti dico, io sono andato dal dietologo, com'era buono, me lo sono mangiato, come si dice in romano. Allora, in sostanza, dobbiamo immaginare che accanto alla nutrizione e ovviamente a una buona attività fisica, c'è il concetto del disequilibrio del nostro sistema dello stress. E lì stanno tanti fattori, come abbiamo visto prima, dagli inquinamenti a tutto ciò che significa lavoro, a tutto ciò che significa, diciamo così, famiglia, rapporti sociali, tutte cose che indubbiamente interagiscono col nostro mondo di diabete e obesità. Allora ecco che la medicina dovrebbe occuparsi anche di questo. Allora io vado a concludere con questa diapositiva, diciamo molto semplice, però nella sua semplicità voglio lanciare tutta una serie di piccoli messaggi.
possiamo, anzi, verrebbe da dire, dobbiamo assolutamente provare a prevenire diabete e obesità, perché sono patologie in esplosione e ci creeranno ogni giorno sempre più problemi. Oltre che prevenirli, li possiamo curare. Va bene che ci sono dei farmaci, che c'è una tecnologia, ma assolutamente stiamo capendo come mangiando meno, mangiando meglio, muovendosi un po' di più, cercando di gestire lo stress, dormendo meglio, eccetera, avremo delle grandi potenzialità. Se poi aggiungiamo il digiuno, la respirazione, si arriva a dei risultati straordinari. Quindi tutto questo però deve passare da un cambiamento e ritorno ai primi due articoli che ho fatto vedere, perché se non cambiamo sia nei medici, negli infermieri, in tutti coloro che curano i pazienti, sia nei pazienti, sia nella società, se non riduciamo questo bombardamento a favore degli zuccheri, dei mass media, non ce la faremo mai. Allora, in uno dei due articoli io ho scritto questa banale frase: è tempo di riaccendere le stelle consigliere, disse Vecchioni in una sua canzone. E quali sono le stelle consigliere? Il dubbio, dobbiamo mettere in dubbio, non possiamo credere a tutto quello che ci viene detto. E qui il discorso sul Covid si farebbe lungo. E poi il medico deve avere appunto il suo spirito critico, ma anche l'approccio al paziente deve cambiare, non è solamente un corpo, è anche una mente. E poi il paziente deve cambiare, perché il paziente molte volte non ha molto interesse a cambiare, o non ce la fa, o non ha l'ambiente giusto per farlo. Per cui continua a chiedere la pasticca. E questo però, ripeto, non solo è riduttivo, ma non è assolutamente produttivo in definitiva. Dobbiamo recuperare una visione un pochino più olistica, più omnicomprensiva della medicina e mi permettete alla fine di dire che c'è bisogno proprio di una nuova etica nella scienza biomedica, perché in quegli articoli io riporto decine e decine, forse centinaia di evidenze su come molta parte della ricerca e comunque della scienza medica possa essere o corrotta o corruttibile. Quindi bisogna un po' recuperare, a proposito di Francescani, avere un bel po' più di Francescani nell'ambito della medicina. Quindi concludo dicendo: aumentiamo la consapevolezza nei pazienti, nei medici, in coloro che ci governano su come questa pandemia vada aiutata, perché poi indirettamente ci aiuterebbe anche, per esempio, in ambito Covid, in tantissimi altri ambiti. Per chi vuole, noi abbiamo un piccolo canale YouTube dove, vabbè, alcune di queste cose vengono presentate. Vi ringrazio. Lo gireremo proprio, grazie a lei, lo gireremo proprio. Francesca Gabriella, il canale del dottor Cavezzi, ovviamente lo gireremo ai nostri associati perché tanti complimenti. E Fabio, guarda, Alessandra, si può parlare di Manzioni, anche perché l'amico Fabio Sani da Peschiera, posto meraviglioso, lo aveva scritto. Fabio cosa ha scritto? Quello che sostanzialmente scrive la nostra amica da Rieti, altro posto meraviglioso, dal lago di Garda al mare della Campania. Panzironi, tutto sommato, non dice fesserie. Beh, no, forse gli hanno imputato di essere, non un, ma che fosse stato anche un medico, il povero Adriano Panzironi lo avrebbero comunque attaccato perché. Panzironi ha sempre avuto la capacità da giornalista, e qui davanti a Bravissimo. me ho un maestro dei giornalisti, Ma quindi da giornalista. non sarei mai in grado di fare quello che fa, anche perché Panzironi fa delle cose mortali, blasfeme, secondo me. Vieta la pizza, la pasta, l'odio. È bravissimo, Adriano. Bravissimo. Bah, voglio dire, fondamentalmente lui si è messo a fare una ricerca degli articoli scientifici. E se uno guarda la scienza in maniera appunto consapevole e anche critica, vede che mangiare meno carboidrati fa bene. Ecco, questo è un po' il dato di fatto che viene fuori. Ci sono stati degli studi in tutti gli ambiti. E lui l'ha detto. È ovvio che da lì al diventare comunisti e manichei bisogna stare un pochino attenti, perché poi dopo, adesso, al di là di quello che propone Panzironi, comunque c'è stato un movimento che ha mostrato come un modo nuovo di vivere la nostra nutrizione, ma non solo quello, lo voglio ripetere fino alla noia, ci possa fare solo bene, insomma. Allora, anche mi aiutate, Francesca, Ho leggo. letto paleodieta, sì, sono d'accordo. Possiamo leggere anche per gli altri amici il messaggio di Marco. Francesca, grazie, dalla regia. Sì. Dice anche Claudio Tozzi, studioso della paleodieta, non dice fesserie, ma si espone meno e non entra nelle beghe in cui è entrato Panzironi.
Sì, adesso è inutile entrare nei dettagli delle problematiche. Di cosa si tratta? Perché io sono ovviamente sono di un'ignoranza totale quando si parla. Paleodieta che significa? Dell'età del paleolitico? No. Esattamente, cioè c'è un concetto di fondo che molti migliaia di anni fa sono stati introdotti i cereali, nel bene e molto anche nel male, perché danno da mangiare, però insomma con i cereali, parliamo degli egizi, si è cambiato il modo di mangiare, che era quello del cacciatore-raccoglitore. Una volta per mangiare dovevi correre, cacciavi. O ti mangiava qualche altro animale, quindi dovevi correre comunque, oppure dovevi correre per mangiare. E poi, diciamo, raccoglievi, quindi bacche, frutta, verdura che trovavi, eccetera. Era un modo di mangiare decisamente sano, assolutamente sano. È vero, e questo un po' ci si rifà, quindi la paleodieta si rifà un po' a questo modo di, appunto, del paleolitico. Senza entrare troppo nei dettagli, ovviamente si tratta di un modo di mangiare più o meno riproducibile, ma comunque a basso contenuto di carboidrati, soprattutto un certo tipo di carboidrati. Non dimentichiamoci che in ospedali di fama mondiale italiani si usa la dieta chetogenica per curare alcune patologie gravi o anche in accompagnamento, per esempio, a terapie antitumorali e così via. Il buon Veronesi aveva sempre parlato del digiuno prima di fare la chemioterapia e cioè riscoprire questo modo di gestire la propria nutrizione, ma ripeto, anche l'attività fisica, la gestione dello stress, eccetera, significa fare del bene a tutto il corpo. Stasera abbiamo parlato di diabete e obesità, ma il giorno in cui volessimo mai parlare di neurodegenerazione, come dicevo prima, il solo parlare di Alzheimer come diabete terzo tipo, allora vuol dire che ancora una volta ci risiamo, sono No, sempre i no, carboidrati. ne parleremo e le strappiamo la promessa, caro dottor Cavezzi. Altre due domande, poi dobbiamo salutare il dottor Cavezzi. Michele da Roma le chiede cosa significa digiuno ad intermittenza? Allora, provo a sintetizzare. Il nostro corpo, nel momento in cui entra nel digiuno, ovviamente non ha del cibo e quindi deve andare avanti senza cibo, il che vuol dire utilizzare le nostre riserve, che nel caso degli obesi sono abbondantissime, perché parliamo di ciccia, purtroppo, quindi bisogna smaltire. Allora va a recuperare il glucosio o altre sostanze nutritive da ciò che abbiamo dentro di noi. Su questa base, il poter non mangiare per X ore ci comporta una attivazione di quei sistemi di compenso che ci fanno bene. Perché ci fanno bene? Perché ci permettono di migliorare la sensibilità all'insulina, cioè quando le nostre cellule non mangiano, appena gli darai a mangiare, per dire 14, 15, 16 ore dopo, si consumano molto meglio quel cibo che gli hai dato. Quindi, se io faccio un esempio pratico, il digiuno solitamente include la notte. Si può fare un digiuno o mangiando a pranzo e colazione, oppure mangiando a cena e pranzo. Sempre 16 ore faremo di digiuno, che sarebbe un po' la finestra ideale che viene oggi considerata un digiuno intermittente. Ripeto, che tu lo faccia una volta alla settimana, 16 ore di digiuno, che tu lo faccia una volta al giorno, nel mio caso io lo eseguo tutti i giorni il digiuno intermittente, quindi per 16 ore al giorno non mangio e mangio a pranzo e cena. Però devi includere la notte, perché la notte giustamente non si mangia ma si dorme. Allora a quel punto tu riesci a fare le 16 ore di digiuno ed è un momento in cui il nostro corpo si rigenera ed è molto utile in tutta una serie di patologie, torno a ripetere, lo stanno dimostrando per esempio alcuni scienziati italiani di grande valore. In questo aspetti che recupero, c'era una domanda per lei, rispondo anche all'allo, a questa domanda già risposto. In buona sostanza le chiedono del digiuno intermittente se dà risultati per modulare la glicemia, ma ha risposto effettivamente. Buonasera Davide, volevo chiedere al dottor Cavezzi, proprio in una battuta, so che sarebbe quasi impossibile, ma faccio tanti complimenti allo stesso, quale sarebbe i due consigli ideali che si sentirebbe di dare ad una persona? Due consigli. Tre, mangiare meno, mangiare meglio, muoversi di più. Perché
Però mi manca il quarto, io devo insistere sullo stress, sulla gestione dello stress, la resilienza, perché poi una frase sola voglio dire. Quando hanno esaminato, torniamo alle zone, tutti vorremmo vivere come in certi posti della Sardegna, della Spagna, della Grecia, Loma Linda lì in California, Okinawa, eccetera, perché lì tutti vivono sopra 100 anni, adesso non dico tutti, però insomma molti. E tutti hanno cercato il segreto di queste zone blu. E questi mangiano le alghe, quest'altri mangiano così, quest'altro mangiano. Alla fine, a studiare fino in fondo, si è visto che le persone che vivono più a lungo sono le più resilienti. Allora, se qualcuno dovesse dire cos'è che ci fa vivere più a lungo in salute, il fattore principale è probabilmente la resilienza psicofisica, la tolleranza allo stress, al caldo, al freddo, al digiuno, a tutto ciò che ci può creare, diciamo appunto, stress. Se noi riusciamo a tollerarlo, poi riusciamo a mettere in atto sistemi di compenso e il nostro corpo dà il meglio di sé, perché siamo stati creati per sopravvivere. Siamo stati creati per vivere a lungo, poi ci siamo stati noi che ci siamo massacrati negli ultimi anni. Abbiamo allungato la vita media e ci mancherebbe con tutto quello che spendiamo sulla tecnologia e sui farmaci, ma non abbiamo minimamente allungato né la vita massima, si vive esattamente come 5.000 anni fa, men che meno la salute media. Anche perché giustamente fa comodo a chi deve vendere farmaci e tecnologie averci tutti malati sopra i 70 anni. E qui sta la tragedia, perché è un costo che non sosterranno più i sistemi sanitari mondiali, non ce la potranno fare. Gli anziani stanno diventando tanti e sempre più malati, hanno dei costi terrificanti per il nostro sistema sanitario. Bisognerà far qualcosa, far partire una consapevolezza nuova, perché appunto, vabbè, mi sto dilungando, però insomma, No, no, io questo. penso di aver interpretato una battuta che è scorsa, che usando questa sua considerazione sugli anziani bisogna fare qualcosa. Penso che sia passato lo stesso pensiero nella mente di tutti. Ci penseranno, vabbè, ha capito anche lei. Lasciamo stare, lasciamo stare. La terza dose ci penserà, ci auguriamo di no, ovviamente. Grazie davvero di cuore a voi per la cortese attenzione, a Francesca Cavacci per l'assistenza tecnica, quella redazionale dell'altrettanto straordinaria Gabriella Filici e soprattutto grazie a lei, davvero complimenti. Le abbiamo strappato una promessa, torneremo a parlare di malattie neurodegenerative, giusto, dottor Per Cavezzi? esempio, sì, di tante cose. Parleremo di tante altre cose perché è davvero un interlocutore. A parte la capacità professionale, anche la capacità espositiva, che per uno che fa divulgazione scientifica è fondamentale. Buonanotte e grazie, grazie a tutti, grazie a lei, dottor Grazie Cavezzi, a tutti, grazie arrivederci. di cuore. Buonanotte a tutti.